Ciao, è un piacere averti qui. Iniziamo? Molto volentieri. Come ti chiami? E Gianluca Cravera. Sono di cosa ti occupi? il direttore generale della Fondazione Mani Intelligenti. Com'è nata l'idea dell'organizzazione Fondazione Mani Intelligenti? La fondazione nasce con l'idea di colmare un gap generazionale all'interno delle manifatture valenzane. C'è un invecchiamento dei maestri orafi e la necessità, dato lo sviluppo del mercato, di inserire nuove generazioni verso questo interessantissimo mestiere. Secondo te è possibile appunto far avvicinare i giovani al mondo dell'alta gioielleria e che cosa offre Fondazione Mani Intelligenti e che cosa cercano le aziende a voi associate? Beh, ti risponderei con un sì convinto. Il settore del design, della moda, del lusso sono molto attrattivi perché esprimono effettivamente il meglio dell'unicità italiana nel mondo e questo è un elemento di attrazione estremamente importante. Il gioiello è la sintesi di questo mondo, è la sintesi degli ingredienti di base. Basti pensare che a Valenza viene prodotta gran parte dell'alta gioielleria mondiale. Offriamo ai ragazzi e alle ragazze che intendono avviare, no, la loro professionalità nel mondo del gioiello la possibilità di crescere in un settore che negli anni si è molto evoluto, imparando un mestiere solido e, come dicevo prima, distintivo. Il profilo ideale del candidato che ricerchiamo è quello di una persona che abbia conseguito almeno il diploma di scuola superiore, anche se ultimamente gli ultimi inserimenti vedono l'avvicinarsi anche di persone neolaureate. Il background scolastico non è fondamentale per avvicinarsi al nostro settore perché ormai tutte le aziende hanno dei percorsi di onboarding che prevedono una specializzazione di formazione nel training on the job. Ottimo. Come dicevi appunto tu, Valenza è sempre stata comunque una città legata al mondo dell'artigianato orafo. È un campo secondo te che genera ancora interesse o fate fatica a reclutare dei ragazzi o delle ragazze? Ora, il problema è legato al mercato del lavoro italiano, ma non solo direi, perché è impattato dal fenomeno della scarcity, cioè della difficoltà di trovare personale qualificato che sia interessato a qualificarsi soprattutto nel comparto manifatturiero del Made in Italy. Il Made in Italy soffre più di altri di questo fenomeno per tanti motivi, non si tratta quindi di un fenomeno legato solo al mercato del gioiello, ma è estendibile. A Valenza e per il comparto del gioiello la difficoltà maggiore è spiegare il tipo di lavoro che viene fatto, facendo lo sforzo anche di superare uno stereotipo consolidato che vede Valenza più vicino alle botteghe del 1900. Ecco, non è così, c'è un'evoluzione del mercato. Oggi il lavoro dell'artigiano orafo è un mix di tecnologia, di processi e di manualità, al cui al centro comunque risiede l'autonomia operativa delle persone. Quando riusciamo a spiegare al candidato la bellezza di questo lavoro, difficilmente cambia idea. Quindi è una fatica più che altro nel portare a una consapevolezza rispetto a quello che viene fatto quando si parla di produzione del gioiello. Grazie Gianluca. Grazie a voi. Come Fondazione Mani Intelligenti voi proponete diversi progetti e programmi formativi. Secondo te, qual è il percorso formativo che un ragazzo deve intraprendere per entrare in questo settore? Allora, diciamo che esistono diverse strade e anche in questo senso la Fondazione ha provato, no, a portare innovazione rispetto alla formazione di ingresso dei neo inseriti. Se il profilo ideale è quello appunto del neo diplomato laureato, il primo approccio a questo tipo di percorso formativo arriva dalla formazione professionale appunto post diploma. Esistono percorsi differenziati tra di loro che vanno da 800 a 1200 ore, dove metà del tempo circa è dedicato proprio alla presenza all'interno delle aziende, quindi una formazione molto operativa. A questa soluzione, che è completamente finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso le regioni, si aggiungono le cosiddette accademie aziendali, che sono delle opportunità organizzate direttamente dalle imprese che mettono a disposizione un certo numero di ore di formazione molto operativa per avvicinare il candidato all'arte della costruzione del gioiello. Anche Fondazione Mani Intelligenti metterà in campo delle accademie specializzate per portare attrattività nel mercato del lavoro e partiranno già nei prossimi mesi. Per
Si aggiunge infine una terza possibilità che partirà nel prossimo futuro, idealmente nell'autunno del 2022, che è la creazione di un percorso ITS finalizzato a formare i nuovi tecnici del processo produttivo del gioiello. Quindi è la novità più prossima che verrà realizzata a Valenza, come dicevo, con l'idea di mettere in campo una professionalità più specifica, più tecnica, utile a migliorare i processi produttivi già presenti all'interno delle organizzazioni. Quali sono secondo te le difficoltà maggiori nello svolgimento del lavoro di oggi e cosa pensi sia essenziale invece nel mondo del lavoro di oggi? Parlando nello specifico del lavoro all'interno del comparto del gioiello, dal mio punto di vista la principale difficoltà è legata al tempo. Molti mestieri analogici o digitali prevedono una quasi pronta applicazione. Nel mestiere del gioiello occorre tempo per riuscire soprattutto a cogliere l'impatto, no? Che si può generare attraverso il proprio lavoro all'interno dell'organizzazione stessa. L'ostacolo del tempo viene superato, direi senza dubbio, attraverso un forte coinvolgimento. Cioè quando la persona entra all'interno del ciclo produttivo, dopo una formazione iniziale, l'idea è quello di poterlo inserire all'interno di una vista ampia di filiera produttiva, al fine di avere la visibilità di tutto il processo. Oggi le nostre aziende si stanno notevolmente crescendo, ma anche evolvendosi da un punto di vista dei vari modelli di accoglienza e di attrattività verso le nuove generazioni. Anche il modello relazionale di ascolto sta cambiando ed è cambiato nel tempo. Io ti ringrazio Gianluca, sei stato gentilissimo, ovviamente a tutti quelli che ci stanno seguendo, ma rimanete aggiornati seguendo tutti i contatti che trovate nel banner qua sotto e ovviamente rimanete aggiornati rispetto a tutti i programmi e i progetti che Fondazione Mani Intelligenti sta lanciando e lancerà anche nel prossimo futuro. Grazie Gianluca. Grazie a voi.